Era la penultima giornata di Serie B, Amnesia Mojitos, ce la racconta il nostro Peppe Di Giovanni. Ciao Sonia, ciao a tutti, era un match importantissimo soprattutto per i Mojitos che devono ancora alimentare il sogno playoff, mentre per gli Amnesia soltanto l'onore da conservare, da trovare dopo 11 sconfitte consecutive. Arriverà anche la 12esima oggi, ma con la solita prestazione ottima dalla metà campo in su, purtroppo dalla metà campo in giù, pardon, questa squadra concede veramente tanto, troppo all'avversario Mojitos, che come al solito denunciano i problemi di poca circolazione di palla, una squadra che ha troppi solisti, una squadra troppo sfilacciata, che comunque ha grandi individualità e riesce a spuntarla in molte occasioni anche in questo campionato. Presenza illustre quella di Joey Gandolfo, che darà una grande mano per la vittoria, sempre ringhioso l'ex capitano dei Mojitos. Comunque inizia il match e subito buona giocata di Procaccianti, che sembra lo stesso Gandolfo che sfiora il palo con il destro. Una buona pressione quella degli Annesi, che però fanno la partita ma rischiano il contropiede. Pennellata di Procaccianti per Colletti, che becca il palo sul tapin. Gandolfo manda clamorosamente fuori. Insomma, gli Annesi fanno la partita ma non centrano la porta, non impegnano più di tanto Stecchini. Allora i Mojitos partono in contropiede con Gandolfo, che soffia la palla a Kevin. Serve Colletti, Colletti è freddo e stiga il gol dell'1-0 che porta in vantaggio gli uomini di Stecchini, che però rischiano al 12esimo minuto, quando Cavani si immola sulla sinistra, la mette per Kevin, e Kevin da due passi mette clamorosamente alto, sciupando il gol di quello che poteva essere il pareggio. Poi ci prova anche Mirulla, uno dei più positivi dei suoi, ottimo tiro respinto da Stecchini. Al 16esimo 1-2 fra Sampino e Colletti, ma Sampino calcia debolmente e facilita la respinta di Giangiuli, concesso in articolo 11 al posto del portiere Bruno. Allora, successivamente grande pericolo per i Mojitos, rimessa di Trizzino. Kevin è bravissimo a usare il fisico con Gandolfo, calcia e trova la spinta di Stecchini. Un po' di marasma nei Mojitos, con una gestione errata del minutaggio, un po' di diciamo di scaramucce fra gli stessi compagni, e poi scaramucce anche fra Gandolfo e Kevin, subito sedate dal signor Faraone. Allora Colletti pensa a far sul serio, si immola fino in fondo, giocatore che aiuta poco dietro, ma giocatore incisivo davanti, Mauro Colletti vince anche un rimpallo con un difensore, si presenta da solo davanti a Giangiuli, è sotto le gambe, si va sulla doppietta, è raddoppio per i Mojitos. Il primo tempo però si conclude con un super destro di Procaccianti da casa sua, che respinge Giangiuli con un gran riflesso in calcio d'angolo. Poi ancora Gandolfo rinvia su tutti, ruba palla a Ferrara, lo salta nettamente in velocità, si presenta davanti a Giangiuli, ma sul più bello proprio Gabriele Giangiuli in spaccata gli chiude lo specchio. Finisce il primo tempo molto contratto, con gli Annesi che ci provano, come già detto, ma i Mojitos sono più incisivi in contropiede. Secondo tempo bellissimo, che inizia subito con Kevin che ruba palla a Procaccianti, ma scarica il destro al lato. Poi però Zarcone ricambia il favore precedente, stavolta la serve a Gandolfo, ma Gandolfo c'entra in pieno Giangiuli. Passa un minuto e c'è una spettacolare rovesciata di Colletti sul lancio di Gandolfo, respinta da Giangiuli, e poi Colletti ci riproverà, ma troverà Zarcone sulla linea con un destro alla posizione defilata. Altro contropiede Mojitos con Gandolfo che becca il palo. Insomma, gli Annesia ci provano e hanno una grande occasione, angolo di Cavani per Zarcone, che trova la respinta di Stecchini coadiuvato dal palo. Gran botta di Amante all'ottavo minuto, respinta da Giangiuli. Il 3-0 è nell'aria perché ci sono troppi spazi nella metà campo Annesia. Lo trovano i Mojitos con il 3-0, gran filtrante di Sampino per Procaccianti, che prima si divora il 3-0 e poi arriva il 3-0 con Leone, che scambia con Procaccianti e stiga con il mancino che non è il suo piede. Il gol della sicurezza per i Mojitos, sicurezza che però viene subito messa in dubbio perché gli Annesia sono ancora vivi. Grande scambio fra Zarcone e Raimondi, calcia Zarcone, Stecchini si oppone come può e poi Sampino la manda in rete in corsa e fa l'autogol che rimette in partita gli Annesia. Adesso la partita diventa incredibile, con i Mojitos che hanno contropiedi pazzeschi davanti al portiere, se ne divora addirittura tre. Sampino da solo davanti a Giangiuli, dopo vari scambi calcia male, calcia su Giangiuli, calcia basso, poi anche una ribattuta e la fallisce. Se ne divora anche un altro Leone da solo davanti al portiere e manderà al lato. Veramente succede di tutto in questa partita. Allora i Annesi hanno una grande occasione per rientrarci in partita. Kevin serve Mirulla, Mirulla prova il destro ma c'è Stecchini
che respinge benissimo in uscita bassa. Comunque la partita è chiusa da un altro contropiede di Leone, che prima prova il tacco con una leggerezza, un eccesso di sicurezza, trova la spinta di Giangiuri, ma è fortunato, è in top in, fa il gol del 4-1. La partita scivola via con buona occasione per Cavadi, sembra respinge la Stecchini, poi Zaccone innesca Kevin che si che trova ancora Stecchini che si supera, e poi la partita va verso la conclusione ancora con altre occasioni per i Mojitos che saranno veramente imprecisi sotto porta. Un match che rilancia i Mojitos in attesa dell'ultimo match con gli Atomic per gli Amnesia, ultima gara con i Fight Club per fare almeno un punto in questo campionato veramente inglorioso. Come sempre molto impeccabile il nostro Peppe, ti salutiamo e diamo l'appuntamento alla prossima. Grazie mille, alla prossima.